siamo argilla, ed è questa una importante consapevolezza. L'argilla ci parla del poco valore di questo materiale. Quando Geremia scende dal vasaio, vede che quel lavoro che stava facendo, quel vaso, si rompe. E innanzitutto voglio che insieme riconosciamo la nostra fragilità. Il fatto di essere fragili deve essere per noi un motivo di riflessione e riconoscere che proprio per questo abbiamo bisogno del Signore sempre e continuamente. Di Adamo e di Eva possiamo riconoscere all'atto della creazione la loro purezza, ma quanto alla prova della loro purezza, e cioè a una chiamata a santificazione, c'è stata la caduta, ma il Signore Cristo ci ha resi santi e all'atto pratico ci ha resi forti verso il peccato. Il Signore sa quello che Egli sta facendo e vogliamo avere piena fiducia in Lui. Egli è il nostro vasaio, colui che si sta prendendo cura dell'anima nostra. E c'è un intento in questo vasaio di plasmare, di trasformare quella pasta, quell'argilla in un'opera, in un capolavoro. Voleva modellarci, voleva trasformare quel cuore di pietra in un cuore di carne. Non ci dice la parola del Signore che la parola stessa è come un martello che spezza il sasso, come un fuoco che consuma ogni cosa. La parola di Dio è potente e per mezzo di essa il vasaio ha iniziato un'opera nella nostra vita. Attraverso la sua parola il Signore ci sta modellando, ci sta lavorando. Non possiamo rimanere lontani da quelle mani. Non possiamo pensare di vivere senza quelle mani che lavorano la nostra vita. E traduco in pratica quello che sto dicendo. Non possiamo starcene lontani dalla parola di Dio, non solo come una conoscenza intellettiva o istruttiva, ma come una parola che viene assimilata nella nostra vita e che è capace di produrre un cambiamento profondo e radicale. Grazie a Dio perché Egli non si stanca, non si amareggia, non si scoraggia davanti alla nostra infedeltà, davanti alla nostra fragilità, ma Egli riprende in mano quella pasta e con pazienza Egli continua a lavorarla.